ragazzi. C'è qualche domanda tra voi che volete rivolgere? Una curiosità è anche questa, cioè l'iniziativa che voi avete fatto, forse ho colto, non ho colto io, è un'iniziativa poi proiettata anche ad altre iniziative, quindi di qui a breve ci saranno altre azioni. Il sindaco ha detto che non sapeva niente se non veniva, quindi questo no, l'ha detto lui, l'ha dichiarato lui. Fateglielo sapere però, è la prossima. Noi non invitiamo nessuno perché sono tutti invitati, quindi non ci possiamo mettere lì quello sì, quello no, sono tutti invitati, noi per primi ci autoinvitiamo, quindi non c'è problema di invitare, magari benissimo. Ci hanno invitato a una conferenza stampa perché l'associazione Implicitura ci ha chiamato per dire che guardate, noi vogliamo per bene, noi abbiamo ringraziato ma abbiamo declinato l'invito perché non siamo un'associazione politica, partitica, è il nostro posto, parlarci, nessuno è contro, nessuno sta dicendo che sono male. Certo è che stamattina alla cavallerista ci sono le foto, hanno completato il nostro lavoro, perché noi avevamo paura a tagliare la siepe, avevamo paura a verniciare, io non ero d'accordo, altri sì, perché vernicevamo insomma delle panchine, poi l'abbiamo fatto. E quest'altro ci sono interrogati, hanno completato la nostra opera, quindi è stato qualcosa di positivo. Perché noi parliamo più che con le parole, con i fatti e con le foto. Vi dico questo perché i nostri siti sono pieni di foto, perché la foto è un dato oggettivo, lo sporco c'è o non c'è, può dire che vi pare, però questo è il dato oggettivo. Vi dico questo perché nelle foto io tutte le mattine leggo il giornale, mi ricordo la foto dei giornali della vecchietta, la donna anziana che ha più di 83 anni che era piegata e raccattava, il bambino capelli biondi che spazzava, la donna matura che stava attaccata lì e staccava della monnezza, raccoglieva la siringa, il medico pediatra Massimo Reali che era lì che anche lui spazzava. Mi ricordo queste foto, no? Poi apro il giornale e leggo. Renziani sì, Renziani no, Congresso sì, Berlusconi sì, Berlusconi diversamente berlusconiani, e io mi dico, ma questi di che parlano? Non perché io voglio solo una cosa, e sono schierato politicamente, continuerò a esserlo, ma non ne voglio parlare. Io come cittadino vorrei pulizia, vorrei sicurezza, vogliamo cominciare a parlare di queste cose, poi andiamo in sala comunale, ognuno parla del suo ruolo, prende la sua responsabilità. Però questi giornali, questa immagine che danno è lontana dalla nostra esigenza, per cui due sensibilità diverse, credo diverse, io fino a 7 giorni fa che non conoscevo, fra me e la sua, c'è un momento di fronte alla monnezza che si uniscono, perché la gente vuole sicurezza, monnezza, illuminazione. Cominciamo da questo. E noi come facciamo? Intanto noi puliamo, non è che vogliamo diventare gli spazzini, Noi diamo un esempio, quando l'abbiamo dato, vedete qua di voi, noi faremo altre prospettive, ci abbiamo un cartiere che non qua. A noi come cittadini, prego. Quello che è stato una delle cose più belle in questi giorni è la quantità di telefonate che abbiamo ricevuto, messaggi da parte di gruppi, altri gruppi spontanei, altre persone che lo vorrebbero fare, altri che ci chiedono ma come avete fatto, sembra di essere diventati i guru dell'azione civile. Di fronte a questa situazione abbiamo praticamente ricevuto la conferma che quello che serve non è fare grandissime cose, quello che serve è un piccolo gesto, è una piccola azione quotidiana, è la pacca nella spalla a quello che è lì fermo che sta pensando se andare o non andare. Dici ma vai, non è che c'è da andare con lui poi a pulire, perché non è che si può passare la vita, ci sa anche da mangiare fagioli e da mandare avanti un sacco di cose, però quello che è il bello di questa modalità d'azione è che è come un sasso in uno stagno, è proprio uno stagno, si tratta, perché le cose sono veramente ferme da molti punti di vista, si vede l'onde, si vede quello che sta succedendo, si percepisce giorno per giorno, e questa è una delle cose più belle da domenica a oggi che ci sono successe, e una serie di collaborazioni che stanno nascendo, che stiamo cominciando a organizzare, a dire va bene, veniamo anche noi a darvi una mano a pulire la vostra cosa, la prossima volta ci si trova saremo di più, per andare dove? Da nessuna parte, ma veramente da nessuna parte. Per camminare insieme, per il gusto di fare le cose tutti insieme, vedete fatto. Allora, discepoli, anzi, come cittadini noi vi ringraziamo, ci auguriamo che l'iniziativa non sia l'estate di San Martino, non per voi, per il fatto della partecipazione della gente, perché la gente si è propensa, telefona, conferma, poi però quando c'è da muoversi, allora nascono i problemi.